Mi metto così? La prima volta che ho conosciuto Daniel Dardenne è stato grazie a un concorso della rivista Cioè. Ero poco più che un bambino, insomma, mentre lui era già una star affermata e anzi in quel periodo era in prima serata con la serie di telefilm Paura di Amarlond. È stata spesso denigrata come serie TV di serie B, quando invece secondo me aveva dei contenuti molto profondi. Tra l'altro c'è questo gioco di parole per cui il nome del protagonista era proprio Marlond, quindi Paura di Amarlond in quel senso, insomma. La seconda occasione di incontro è stata a una festa di compleanno, peraltro la festa di una mia amica per i suoi 18 anni, Samantha per l'appunto. Durante questa festa, diciamo, io lo incontrai e gli chiesi se si ricordava di me, di quel nostro primo incontro. Ecco, e forse, non so, voleva stare un po' sulle sue, mi disse di non ricordare quell'incontro, ma da come mi ha guardato io ho capito benissimo che insomma invece si ricordava di questo incontro. Quando ero giovanissimo avevo una fissa assoluta per il modello danese David Corlinson, però ecco, pensando a una relazione stabile per me era persin troppo, mentre Daniel è più il ragazzo della porta accanto, diciamo. Se lo rincontrassi oggi gli direi che sono molto cambiato e non sono più il ragazzo di un tempo, ma anzi mi sono molto emancipato e faccio anche cose un po' matte, per dire, no? Beh, una curiosità, poi ho scoperto che Daniel Dardenne in realtà è un nome d'arte, perché lui non è propriamente francese, ma in realtà ha origini greche e in realtà si chiama Danilos Turkianic, per chi non lo sapesse, insomma.